fare Parlamento del Sud, Parlamento del Sud di Sicilia, che fa riferimento al Presidente qui. Va benissimo, ma lei è il Presidente qui. Allora volevo dire che io ho fatto una prova banale mettendo i dati della mia auto personale in quei motori di ricerca che ti facciamo il calcolo della situazione. Io spesso ho visto una differenza tra mettere la città Napoli e mettere la città Milano anche di 10 volte, non è solo 3, quindi la situazione è ancora più umiliante e dannosa. Questo volevo dire. Ma su quelli, nei casi singoli non ne parliamo, si arriva anche ai 3.000 euro per un motorino, noi stiamo, non questi, parliamo sempre dell'RC auto, moto e natanti, non ne parliamo delle moto perché veramente è una cosa vergognosa, veramente. No, volevo salutare tutti gli assicuratori, se li volete licciare, sono in sala, sono qui, io dice, noi ci siamo conosciuti prima, è un piacere. Beh, io dico solamente qualche battuta, in quanto sono stato letteralmente prelevato da questi signori, in particolare dalla sulla Facebook. Ecco, c'è un particolare che non è tecnico, ma è di vita, io voglio sottolineare. Io dico che molti di noi nella nostra vita hanno subito delle truffe, di sicuro, piccola, grande che sia, più o meno l'abbiamo subito. Allora io, da cittadino della strada, non sono mai riuscito a comprendere il motivo per cui le assicurazioni per aumentare la sicurezza, in particolare dalle nostre parti, parlano di truffe che subiscono. Se la truffa la subisco io, padre di famiglia, me la devo piangere perché sono stato risolto, sono stato un ingenuo. Se li subiscono le assicurazioni, questo non è un problema loro, è un problema nostro. Anche questo, sotto proprio un profilo più che legale, ma di logica, di vita, scusate, io non ci sto. Di conseguenza questo, io sono un po' allergico a discorsi di carattere nazionale, proprio perché ci sono queste discriminazioni territoriali molto forti, delle quali ne sentiamo quasi vergognosamente il peso, e quindi di conseguenza. Però sempre questi amici che mi hanno sollecitato a intervenire, e di cui vi confermo la mia partecipazione e la partecipazione del gruppo, non solo in Puglia ma anche in Calabria, raccoglieremo queste firme perché mi è stato spiegato che comunque si tenterà di portare beneficio a livello nazionale un po' su tutto il territorio della penisola, e quindi questo porterà beneficio anche alla nostra terra. Mi hanno convinto su questo aspetto, perché bisogna pur fare qualcosa proprio per quelle aziende che non possono andare avanti, per quelle famiglie che non possono più andare avanti, e che dove le assicurazioni pesano in maniera veramente determinante. Mi chiedo una cosa, vi chiedo, la raccolta delle firme è finalizzata a una proposta di legge, se non si è ben capito. Sai, sicuramente è un primo passo, la proposta di legge, se mi pare che sia, debba essere accompagnata da non meno di 50.000 firme, se non vado errato, e ci vuole anche il relatore in Parlamento di questa proposta di legge, cosa possibilissima, perché sicuramente troveremo più di un parlamentare disposto alla nostra causa. Però la certezza del successo è evidente che potrebbe non esserci. Dico questo perché ci andiamo a confrontare con poteri fortissimi, tra l'altro tutti spostati a nord, ed è molto importante perché non è un caso che noi subiamo il peso delle truffe e loro che li subiscono altrettanto, perché non possiamo mica dimenticare che i meridionali, che sono i truffatori come ci vogliono definire, sono solamente da questa parte, ce l'abbiamo a milioni dall'altra parte.
E quindi è molto strano il comportamento, però è una logica del grande potere finanziario che